Ciao, ciao. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Credo di essere in diretta. Allora, vediamo se riesco. Nonostante Mercurio retrogrado, se riesco a fare qualcosa di buono questa sera, perché sto utilizzando, vedo che cominciate ad arrivare, quindi qualcosa si vede. Ecco, questa sera mi sono organizzata così, sto trasmettendo utilizzando il mio tablet. Voi mi vedete, quindi, ecco, purtroppo io non riesco a vedermi sul computer, però spero di riuscire a leggere almeno i vostri commenti dall'altra parte, perché sul tablet mi diventa un pochino difficile. Bene, intanto vedo che state arrivando. Oh, sì, forse ce la posso fare. Ciao Franci, la mia fan più sfegatata, un tesoro la Franci. Ciao Katia, ciao Beatrice, ciao Margherita, un po' che non ci vediamo, eh. Stasera non potevo assolutamente mancare a questo appuntamento, perché è una luna straordinaria quella di domani, per tante tante ragioni. E poi, insomma, ciao Dani, ciao, grazie, ciao Fabrizio. E scusate se non vi saluto tutti, ma poi sapete che se no perdo il filo del discorso, ma comunque poi vedo tutti i vostri commenti, anzi, se avete delle domande potete scriverle, poi alla fine le leggo. E spero di riuscire a rispondervi. Però sono proprio felice di essere qua con voi. Anzi, vi do subito un appuntamento che per me è importantissimo. Forse qualcuno di voi l'ha già letto sulla mia pagina Facebook. Il 15 novembre ci sarà la prossima lunazione. Sarà un'altra lunazione molto, molto interessante. Sarà ovviamente una luna nuova nel segno dello Scorpione, e guarda un po' il sole. E quindi anche la luna, perché si tratta di una luna nuova e quindi i luminari sono congiunti, sarà esattamente sul mio sole di nascita. Questo vuol dire che è il mio ritorno solare. E quindi sì, io tecnicamente compio gli anni il 16 novembre, però il sole torna nella posizione in cui era quando sono nata il 15 quest'anno. Quindi alle 3:30 di pomeriggio del 15 novembre, che è una domenica, di fatto io compio gli anni. E quindi ho pensato che quella sera, già che siamo un po' tutti ancora chiusi in casa, sarebbe bello festeggiare insieme il mio ritorno solare con voi, parlando ovviamente della luna nuova in Scorpione. Quindi vi aspetto, poi ve lo ricorderò. Ciao Superstrega, la mia Ledina, ciao Claudia, ciao Simona. Dai, vieni, vieni, vedo che riesco a vedervi, a leggere i commenti. Allora. Parliamo di questa luna piena che è una blue moon. È una blue moon, si dice così quando in un mese solare ci sono due lune piene, due pleniluni. Perché il mese di ottobre, non contento di questo periodo già così straordinario, nel senso proprio fuori dall'ordinario, in un anno che è fuori dall'ordinario, ha voluto ben tre lunazioni. Quindi la prima luna piena del mese di ottobre l'abbiamo avuta proprio il primo giorno del mese, il primo ottobre, luna piena in Ariete. La seconda è stata poi la luna nuova in Bilancia, e la terza è quella di domani. Ed è una lunazione rivoluzionaria, ribelle, da veri outsider. Perché domani, in pieno Samhain o Halloween che dir si voglia, Halloween è una festività più moderna, ma di fatto si rifà alla festa celtica di Samhain, poi ne parliamo più in dettaglio. Domani alle 15:49 la Luna si trova a 8 gradi e 36 primi del segno del Toro, oppone ovviamente il Sole nel segno dello Scorpione. E la cosa notevole di questa luna è che è esattamente congiunta a Urano, il pianeta del risveglio, il pianeta del cambiamento, della verità interiore. Quindi è una luna che ci chiede di rompere gli schemi. In realtà,
come ogni luna piena, chiude un ciclo di 6 mesi. Quindi dobbiamo andare a vedere che cosa è successo 6 mesi fa, cioè in corrispondenza della luna nuova in Toro del 23 di aprile. Luna nuova che si è verificata a 3 gradi del segno del Toro. Sole e Luna erano congiunti a 3 gradi del segno del Toro e Urano era lì a 6 gradi. Quindi anche la luna nuova in Toro del 23 di aprile scorso era una luna uraniana. Cosa vuol dire? Che già quella luna nuova ci ha detto: guarda che qui c'è da staccarsi da qualcosa che è un po' stagnante, c'è da prepararsi a lasciare andare qualche schema che forse non funziona più. Metti un semino, metti un'intenzione. Provate a ripensare che cosa stavate facendo il 23 aprile nei giorni successivi, che cosa stava succedendo, a cosa stavate pensando. Per esempio, io ricordo che mi stavo riprendendo dall'esperienza col Covid e stavo per rientrare al lavoro e il giorno in cui sono rientrata al lavoro ho chiesto il part time. Forse molti di voi sanno che io lavoro in un ospedale, faccio il chimico e però ormai da un po' di anni sto, come dire, dedicandomi moltissimo alla mia crescita professionale anche nell'ambito del counseling e quindi ho deciso di dare più spazio alla mia parte di counselor e quindi ho preso per esempio questa decisione. Ma penso che ognuno di voi potrà trovare l'intenzione, trovare questo semino che ha messo verso la fine di aprile. Ecco, ricordiamoci che il toro, no? La luna piena in Toro. Il Toro che cosa ci dice? Che cosa rappresenta nella nostra carta natale? Rappresenta la nostra zona di comfort, cioè quella stanzetta che abbiamo arredato, in cui ci sentiamo comodi, in cui ci siamo appunto ben sistemati, nella quale forse non stiamo proprio benissimo. Forse lì non stiamo proprio esprimendo tutto quello che possiamo esprimere di noi stessi. Però, tutto sommato, ci sentiamo al sicuro. Ecco la parola chiave, no? La sicurezza. E quindi il Toro è associato a quella zona della nostra vita, quell'area della nostra vita, in cui noi facciamo più fatica a cambiare, a lasciare andare qualcosa. Quindi ognuno di voi potrebbe andare a vedere nel proprio tema natale a quale casa o a quali case astrologiche corrisponde il segno del Toro. E quelle sono le aree della vita in cui fa più fatica a cambiare. Il Toro è anche associato alle nostre esperienze sensoriali, al corpo fisico, alle passioni, ai piccoli piaceri della vita. È associato alla madre terra, a madre natura. E quindi infatti l'abbiamo già detto in altre occasioni, Urano che transita in Toro sta cambiando il modo anche in cui noi ci relazioniamo con la natura, sta portando l'attenzione sull'importanza di rispettare la natura e di sentire il potere della natura. Ma ovviamente il Toro ha anche a che fare con il valore che diamo a noi stessi, con le nostre risorse, sia materiali, sia proprio interiori, ha a che fare con i talenti, ha a che fare con il denaro, perché il denaro, lo sappiamo, è un'energia ed è la proiezione sul piano materiale del valore che diamo a noi stessi. E infatti Urano in Toro, anche questo l'abbiamo detto, l'ho scritto più volte, indica grandi cambiamenti nel sistema economico globale, nel sistema finanziario globale. Ci deve essere anche proprio un cambiamento nel modo in cui intendiamo l'uso del denaro. Noi abbiamo sentito i nostri genitori dire meglio fare la formichina che la cicala, no? Bisogna mettere i soldi da parte perché non si sa mai. I nostri genitori sono cresciuti così, ma d'altronde hanno un vissuto alle spalle, no? Di un certo tipo. Ciao Barbara, ciao Silvana, ciao Mary, ciao Laura. Ogni tanto sbirci i vostri commenti, poi leggo meglio. Quindi
Noi siamo un po' cresciuti con questa idea dell'accumulo, accumulare, mettiamo da parte perché non si sa mai. Invece adesso siamo chiamati a rivedere anche questo rapporto col denaro. Il denaro va fatto fluire, il denaro energia va fatto fluire. Quindi l'abbondanza in contrapposizione all'accumulo, e l'abbondanza è un'altra cosa. L'abbondanza non è l'accumulo del denaro perché ho paura che poi non ci sia quando ne ho bisogno. L'abbondanza è, sono sicura che se faccio ciò che la mia anima vuole che io faccia, il denaro non mancherà mai. È molto bella questa idea, no? Che poi ricorda molto quella citazione di Gesù nel Vangelo quando dice il nostro Padre che nei cieli si occupa dei fiori nei campi, vuoi che non si occupi di te? È quello, è esattamente quello. Se tu fai ciò che sei venuto a fare, non ti mancherà mai quello di cui hai bisogno. Quindi proprio un modo differente. Ed è molto legato questo discorso del denaro alla percezione del valore di noi stessi. Bene, quindi questa luna congiunta a Urano, che cosa ci dice? Intanto ricordiamoci che Urano esprime un'energia quantizzata. Cosa vuol dire quantizzata? Un'energia che è discontinua, non è lineare, non è graduale il modo in cui si manifesta l'energia di Urano. Si manifesta per quanti, cioè sono livelli di energia e c'è il famoso salto da un quanto all'altro, no? Si sente sempre parlare di questo salto quantico, è il salto da un livello di energia a quello successivo. E quindi cosa succede? Succede che i cambiamenti che porta Urano sono improvvisi, arrivano dall'esterno e improvvisamente qualcosa cambia. Allora, una luna piena congiunta a Urano è una luna che getta luce sugli angoli bui. Tutte le lune piene, tutte le lune piene sono l'espressione del compimento di qualcosa, sono una manifestazione di qualcosa. Ma sono anche un momento in cui si illumina. Ciao Elisa, ciao Graziano. Un momento in cui si rivelano anche verità scomode, segreti, bugie. È un momento in cui tante cose stanno venendo alla luce, eh? No, lo vediamo a tanti livelli, sia a livello individuale, nelle nostre piccole questioni quotidiane, piccole e meno piccole, anche grandi questioni quotidiane, ma lo vediamo anche a livello collettivo, sociale, economico, politico, religioso, lo stiamo vedendo a tanti livelli. Quindi ci saranno questi cambiamenti e saranno anche piuttosto deflagranti per certi versi, lo vediamo anche a livello proprio degli smottamenti, dei terremoti, no? Perché Urano in Toro è anche questo. Ed è un simbolo, lo smottamento interiore come lo smottamento esteriore, ciò che è dentro e ciò che è fuori. Sono in risonanza, sono l'uno la proiezione dell'altro. Ciao Eriola! Ciao, che bello averti anche qui stasera. Urano cosa fa? Urano destabilizza, Urano rompe lo schema perché vuole farci perdere l'equilibrio e vuole liberarci dalle catene, da tutte le costrizioni che ci siamo autoimposti, per lo più inconsciamente in realtà, per aprirci al nuovo. E questa lunazione avviene sull'asse Toro-Scorpione, quindi l'asse della sicurezza. Il Toro tende più ad accumulare, a darsi le sicurezze materiali. Lo Scorpione è più possessivo-ossessivo nei confronti delle relazioni, delle persone, quindi, no? Delle situazioni anche. In ogni caso, entrambi sono segni che tendono a trattenere per potersi sentire al sicuro. Allora, qui la differenza è proprio tra chi nei mesi passati ha accolto il silenzio, il buio, ha accettato di incontrare le proprie ombre. Io ho ripetuto tante volte, non perdo occasione di farlo, il Covid è arrivato per costringerci nel silenzio, per costringerci dentro di noi.
non deve importarci assolutamente nulla di come è arrivato. Non serve a niente andare a cercare la causa, perché il paradigma della causa-effetto è un paradigma apparente. In realtà non esiste la causa e l'effetto. Tutto accade per una ragione e quello che ci deve importare veramente è l'obiettivo dell'evento. Dove ci vuole portare l'evento? Ciao Stefi, ciao Amanda, ciao Grazia. A uno poi vi vedo, mentre parlo. Quindi il Covid è arrivato perché il mondo di prima non poteva più continuare così e perché noi dobbiamo cambiare. Cambiando l'individuo poi cambia il collettivo. Quindi chi nei mesi passati ha colto questo cambiamento, chi è stato disposto ad ascoltare, a scendere, a guardare le proprie parti più buie, ad affrontare l'ombra, allora adesso sarà più aperto al cambiamento ed è possibile che veda dei risultati in una direzione che è effettivamente quella che la sua anima vuole. Chi invece si ostina a stare attaccato alle sue sicurezze, anche se magari ci sta male, farà più fatica. E purtroppo stiamo vedendo tante cose tristi, no, intorno a noi. Ma sto vedendo anche molte persone che si ammalano, perché la malattia, lo sappiamo, la malattia non arriva per sfortuna. La malattia arriva perché l'anima usa il corpo per mandarci dei messaggi, ci dice guarda che non sei al posto giusto, spostati. Ecco, però c'è da dire una cosa, che non è così semplice. Noi possiamo ripeterlo continuamente, no? Questa cosa che è importante aprirsi al cambiamento, ma non è così semplice aprirsi al cambiamento. Guardiamo il grafico di questa luna piena. È un po' rudimentale, un giorno imparerò a usare un bel software che mi permette di proiettare le immagini, però intanto vi accontentate di questa. Qui abbiamo il Sole in Scorpione, opposto alla Luna in Toro, congiunta a Urano, e Venere, signora della lunazione, perché governa il segno del Toro, si trova qui in bilancia, entrata in bilancia il 27 di ottobre. E lo stesso giorno Mercurio è entrato per effetto del moto retrogrado nel segno della bilancia. Quindi abbiamo sia Mercurio che Venere in bilancia. E questa è una cosa molto importante che adesso commenterò. Venere è opposta a Chirone in Ariete. Questa opposizione Venere-Chirone rimanda alla vulnerabilità, alla nostra vulnerabilità, perché noi possiamo anche renderci conto che siamo in un luogo, in una situazione, in un posto di lavoro, in una relazione che non funziona più, dove non stiamo bene, ma il coraggio di lasciare qualcosa in cui tutto sommato ci eravamo sentiti al sicuro e comodi per andare verso qualcosa che non conosciamo, insomma, bisogna trovarlo e non è facilissimo trovarlo. Perché non è facilissimo trovarlo? Perché le motivazioni per cui noi stiamo in una situazione comoda, che pur non ci soddisfa, sono inconsce. Ecco perché è importante stare nel buio e nel silenzio dentro se stessi, non farsi distrarre dal rumore del mondo. Ecco perché è utile il lockdown, ecco perché è utile l'isolamento, la chiusura di certe attività che sono quelle con cui normalmente ci distraiamo. Ovviamente dispiace per chi poi si trova in difficoltà, ma tutto arriva per una ragione. Non perdiamo mai di vista questa cosa, che tutto ciò che accade, ogni difficoltà che ci troviamo ad affrontare, arriva per una ragione. C'è sempre qualcosa che possiamo imparare in quella situazione e possiamo scoprire di avere risorse che fino a quel momento avevamo ignorato. Quindi l'inconscio è fondamentale. Il motivo per cui noi non ci spostiamo è perché abbiamo paura di essere esclusi. Questa è la parola chiave. Abbiamo paura di essere esclusi dal sistema.
E in questo gioca un ruolo fondamentale Lilith, di cui ho parlato in un video recentemente che trovate sul mio canale YouTube e anche in un articolo che trovate sia sul mio sito robertaturci.com sia sull'Astro nella Manica dedicato a Lilith. È importantissimo. Il 17 dicembre farò anche un seminario dedicato a Lilith, in quel caso Lilith nel tema Natale, perché Lilith è un archetipo importantissimo. In questo momento ha un ruolo veramente, veramente notevole. Pensiamo che il segno del toro è anche associato all'Eden, al paradiso terrestre, proprio perché rappresenta un luogo in cui noi siamo sicuro. Lilith è la prima moglie di Adamo, che si è autoesiliata dal paradiso terrestre, si è autoesiliata, non è stata cacciata, questo è molto importante. Lei ha scelto di stare dove voleva stare, questo è importantissimo, ha scelto ed è proprio il tema della scelta e della decisione che è cruciale in questo plenilunio di Samhain, è cruciale. Lilith ha scelto perché non voleva essere dominata dall'uomo e non voleva stare alle regole del sistema. Attenzione, però, c'è una cosa importantissima che voglio precisare, che forse nel video di Lilith non ho specificato adeguatamente. Ciao Kia! Ciao tesoro! Quando parliamo di femminile che non vuole essere dominata dal maschile, non stiamo parlando di donna e di uomo. Stiamo parlando di femminile e di maschile. Cosa vuol dire? Il maschile è la parte logico-razionale. Il maschile è il sole, è la luce. È il visibile. Il femminile è l'ombra, è il buio, è il silenzio, è la terra che accoglie il seme affinché possa germogliare, che se ne prende cura affinché possa germogliare. Il femminile è l'anima, è l'intuizione, l'intuito, l'emozione. Il maschile è la mente razionale. Quindi quando dico Lilith, femminile ribelle, non ha voluto stare alle regole del patriarcato, perché il sistema proposto da Dio nel paradiso terrestre era un sistema patricentrico, intendo dire che è ora di sdoganare l'anima, è ora di usare l'anima, di fare la scelta che l'anima vuole, mentre la mente razionale si mette in mezzo e dice: no, tu nel regno di Ade non ci vai, tu nell'inconscio non ci vai, non guardarle quelle ombre. Sono brutte, fanno paura. Ecco, Venere opposta a Chirone, Venere signora della lunazione in toro, della luna piena in toro di domani, opposta a Chirone in Ariete, è proprio questo. Affronta la tua vulnerabilità, ammetti che hai paura e accogli la tua paura. A proposito di Venere in bilancia, come dicevo prima, Venere è entrata in bilancia il 27 e Mercurio è rientrato in bilancia il 27 per effetto del moto retrogrado, quindi entrambi in bilancia. Di cosa parla la bilancia? La bilancia è associata all'armonia, alla ricerca dell'armonia, al compromesso, ma è anche associata alla scelta. Quel Mercurio, tra l'altro, è quadrato a Saturno. La quadratura con Saturno esprime una tensione. Allora, il punto qual è? Il punto è che è importante che ci sia la negoziazione, ok? Mercurio rappresenta la negoziazione. Vi ricordo che Mercurio è quello che è andato a negoziare con Ade e Plutone la liberazione di Persefone. Poi ci torno sul mito perché amo immensamente questo mito, ma è quanto mai attuale domani,
questa notte, domani. Quindi arrivo a parlare di questo mito perché poi voglio introdurre un archetipo che è fondamentale in questo momento. Ma la negoziazione, cosa vuol dire? Quando io devo scegliere dove stare, quanto mi sento libero di dire che voglio stare lì e non qui? In una relazione, per esempio, quanto mi sento libero di esprimere veramente quello che voglio e quanto sono disposto ad ascoltare le ragioni dell'altro? Molte volte la negoziazione è più una roba del tipo: sto zitto, faccio finta di niente, vabbè, sì, ok, no, vediamo, perché non ho il coraggio di prendere una posizione perché ho paura di essere esclusa. Lilith si oppone alla luna, archetipicamente. La luna rappresenta lo schema familiare. La luna rappresenta lo schema familiare, l'eredità karmica che arriva dal clan familiare. Luna, quarta casa, cancro, sono lo stesso archetipo, eredità del clan familiare. Cioè il sistema di valori che io ho ereditato inconsciamente, in parte anche consciamente, ma per lo più inconsciamente, dalla mia famiglia d'origine. Lilith invece non ha paura di essere esclusa dal sistema e se ne va. Però attenzione, nel tema Natale, questa è una cosa molto interessante, la nostra Lilith, cioè quella che ciascuno di noi ha nel tema Natale, rappresenta proprio l'antenata o l'antenato, più spesso è un femminile, ma non è detto, perché stiamo sempre parlando di un femminile archetipico, non dell'essere donna, ok? L'antenata esclusa dal sistema familiare, con la quale c'è un patto d'amore inconscio. Quindi è molto importante questa cosa. Ecco perché io dico, non è facile prendere certe decisioni e spostarsi. Questo ce lo dobbiamo riconoscere. La vulnerabilità arriva da questo, no? C'è il clan familiare con tutto il suo carico, con il suo sistema di valori. Allora io che mi trovo, per esempio, facciamo qualche esempio pratico. I miei genitori si sono separati quando io ero piccolo e ho visto mia madre soffrire terribilmente. Allora io per compensazione decido che mai romperò il mio matrimonio, perché devo compensare il fallimento del matrimonio dei miei genitori. O anche la perdita, può anche essere morto uno dei genitori, uno dei due genitori, ho visto l'altro stare solo tutta la vita e soffrire tutta la vita, io per compensazione decido che il mio matrimonio non dovrà mai finire. E decido di stare in quel matrimonio anche se non sono felice. Capite che è molto difficile fare questo passaggio perché dentro c'è una spinta inconscia ad aderire a quel sistema di valori. Altro esempio, faccio un lavoro che magari non amo, comunque non mi dà questa grande soddisfazione, in cui non mi sento valorizzato, ma a livello di clan familiare c'è un risentito di povertà e di sacrificio, per cui io non riesco a lasciare un lavoro sicuro, rischiando di spostarmi, perché io mi sento di dover rispondere all'esigenza del clan, cioè la sicurezza che è mancata. Ci sono parecchie situazioni, no? Di questo tipo, dove noi abbiamo una spinta inconscia a continuare un certo schema familiare per paura di essere esclusi dal sistema, ma è qualcosa di totalmente inconscio. Ecco perché è importante fare un lavoro su di sé. Mercurio retrogrado in questo momento, in Scorpione, adesso è entrato in Bilancia, ma poi rientrerà nuovamente in Scorpione per quando ritorna diretto, ma comunque Mercurio Scorpione è proprio colui che ci accompagna nel regno di Ade. Lo scorpione, il segno protagonista di questo mese, è il segno
della trasformazione, e la trasformazione è possibile solo se io vado a sporcarmi le mani nel fango. Uno scorpione non ha paura di sporcarsi le mani nel fango. Va, mette le mani perché deve tirare fuori. Mercurio è così, no? Lui è indagatore, quindi va, mette le mani nel fango, se le sporca per bene pur di andare a cercare la verità. E lo dico ridendo perché io ho un bel sole congiunto a Mercurio e Scorpione, quindi questo è proprio pane per i miei denti. Capite che non potevo non parlare di queste lunazioni che sono così, così forti. Poi, tra l'altro, per me questa lunazione di domani è fortissima perché Luna e Urano sono congiunti al mio discendente nella mia sesta casa, e dall'altra parte c'è il sole che sta sul mio ascendente, quindi capite che insomma. Ciao Gabriele! Ogni tanto sbircio chi è arrivato. Oh, ciao Miriam! Ciao! Un abbraccione anche a te. Quindi, torniamo al discorso della negoziazione. La bilancia è anche il segno della strategia, ok? La bilancia è anche il segno della scelta. E la scelta, l'ho detto, è un tema fondamentale in questo momento. Bisogna scegliere da che parte stare. Allora scegli, o meglio, fai scegliere agli altri, che vuol dire fai scegliere alle tue paure, perché gli altri sono solo strumenti che la vita usa per farti vedere le paure inconsce. Tutto ciò che teniamo nell'inconscio nascosto lo proiettiamo fuori e ce lo fanno vedere gli altri, ce lo fanno vedere gli eventi che arrivano da fuori. Quindi quando non siamo noi ad avere il coraggio di scegliere quello che vogliamo, poi ci pensano gli altri a scegliere per noi. Quindi la scelta. Scelgo quello che voglio o scelgo, in realtà non scegliendo, perché le mie paure sono più forti. Voglio continuare a dare potere alle mie paure o vado a guardarle le paure e le affronto, sapendo che non è facile, perché nessuno ha detto che è facile. Sapendo che sono vulnerabile, guardando la mia paura in faccia, dicendo sì, lo so che ci sei, grazie che ci sei, ti tengo qui con me. Perché poi c'è anche questo, quando ci accorgiamo di avere paura, molte volte reagiamo con rabbia, perché non vogliamo vedere la paura. Guardate, in questi giorni stavo facendo una riflessione, non so cosa ne pensate, però volevo condividerla con voi. Ciao Anto! Ciao Barbara, ci sei anche tu! non so, spesso mi capita di sentire persone che sono arrabbiatissime per la storia dei migranti, no? E leggo spesso anche su Facebook persone che si incavolano in una maniera pazzesca, hanno una rabbia folle nei confronti di questi migranti. Allora, usciamo un attimo dal discorso economico e politico, perché sono anche molto strumentalizzati, come tutto, ok? Ma proviamo a pensare all'archetipo del migrante, proprio simbolicamente. Chi è il migrante? Il migrante è una persona che si lascia alle spalle la propria patria, la propria famiglia, la propria storia familiare, le proprie radici, un luogo in cui tutto sommato si trovava al sicuro, nel senso che perlomeno era conosciuto, no? Sto parlando sempre a livello simbolico, archetipico, e affronta un'odissea, che di fatto è un viaggio iniziatico, e prendere il mare, affidarsi a delle persone che, insomma, discutibili, e andare verso una terra completamente sconosciuta, verso l'ignoto, verso qualcosa che è totalmente indefinito e sconosciuto. Non è forse quello che ci chiede questa luna? Di lasciare le nostre radici, la nostra storia familiare, lo schema dei nostri antenati, il sistema di valori dei nostri antenati, per andare verso qualcosa che non conosciamo, cioè per andare verso un sistema di valori che dobbiamo costruire noi, è il nostro. La Luna ci sta dicendo, guardati indietro,
Le cose a cui davi valore prima sono le stesse a cui dai valore adesso? O è cambiato qualcosa? La tua scala di priorità forse adesso è diversa. Allora tu adesso puoi fare una scelta sulla base di questo nuovo sistema di valori che hai riconosciuto, o rimani ancora ancorato a quello che c'era prima, che forse non era il tuo sistema di valori. Ecco, allora riflettevo su questa cosa, no? Il migrante che fa arrabbiare così tanto certe persone, non è che forse le persone si arrabbiano, se la prendono con i migranti come se fossero colpevoli del fatto che la loro vita non è perfetta, che poi molte volte queste persone manco lo incontreranno migranti nella loro vita, comunque il migrante non avrà mai nessun effetto sulla loro vita, nella quotidianità, però hanno questa rabbia, questo astio, ah, se non ci fossero i migranti mia figlia avrebbe trovato lavoro, se non ci fossero i migranti noi saremmo più ricchi perché pagheremo meno tasse, che anche qui, boh, vabbè, questo dare sempre la colpa a ciò che è fuori, no? Non è forse una rabbia in realtà proiettata su una proiezione, di fatto, perché è la rabbia verso te stesso di non essere riuscito a fare quel passaggio, di non essere riuscito a salpare con la tua nave, di non essere riuscito ad accorgerti, perché la prima cosa da fare è accorgersi, che sei ancora ostaggio delle tue paure, cioè della paura di essere escluso dal clan familiare. Invece, i nostri antenati, che più che mai dobbiamo chiamare, evocare, ringraziare questa notte, i nostri antenati, che sono appena al di là del velo, vogliono che noi rompiamo lo schema. Gli outsider, le pecore nere della famiglia, i catalizzatori della storia familiare, sono quelli che rompono lo schema. Ho dedicato un video all'astrogenealogia sul mio canale YouTube, se avete voglia di andare a leggere e a vedere qualcosa su questo argomento. È importantissimo questo passaggio. Gli antenati ci sostengono in questa fase, perché noi possiamo continuare solo se ci stacchiamo da quello schema. E Samhain è la festa, è il giorno, la notte in cui questa soglia tra il visibile e l'invisibile si assottiglia fino a scomparire, in cui è più forte la percezione di chi non è più fisicamente tra noi, ma è solo invisibile, non è assente. Quindi c'è proprio questa possibilità di sentire i nostri antenati e i nostri cari che sono invisibili, di sentirli vicini. In una giornata in cui la soglia tra il visibile e l'invisibile si assottiglia fino a scomparire, questo velo cade, noi proprio viviamo questa integrazione degli opposti. Il maschile, il visibile, il femminile, l'invisibile. La luce, l'ombra. E questo ci rimanda al mito di Persefone. Ci rimanda al mito di Persefone. Voi ricorderete che Persefone, Core, la fanciulla, è stata rapita da Ade perché se n'era innamorato follemente. Ade Plutone l'ha portata giù nel suo regno. La madre, Demetra, Cerere, dea delle messi e del raccolto e archetipo della madre, disperata la cerca, nel mito si dice per 9 giorni e 9 notti. E poi ecco che nel mito fa la comparsa una figura, un archetipo, una dea, di cui si parla molto poco in realtà. Sta molto defilata, molto nascosta, ma è protagonista, molto protagonista, nel giorno di Samhain, nel giorno di una luna piena come quella di domani. Ed è Ecate. Ecate è una delle 3 dee greche che è associata alla luna. Selene è associata alla luna piena, Artemide alla luna crescente e Ecate alla luna calante. Rappresentano anche le fasi della vita. No, l'infanzia, la maturità, quindi l'infanzia è la luna crescente, poi la maturità, Selene è la luna piena e poi la vecchiaia, la saggezza di Ecate. E che cosa dice Ecate? Cosa fa Ecate nel mito? Nel mito compare 2 volte, fa 2 piccoli camei nel mito, è una special guest. Quando Demetra cerca sua figlia, non sa che cosa le è successo, è sparita, non la trova più,
incontra Ecate e le dice: guarda, mi dispiace, io non ho visto nulla perché io stavo nella mia caverna, non ti posso aiutare, però, con empatia, sente il dolore di questa donna, e dice: però il dio del sole sicuramente ha visto, lui sta in alto, lui ha visto, chiediamo a lui. Dio del sole, che tra l'altro è la sua nipote, perché Ecate è la sorella di Leto, madre di Artemide e Apollo, dei due gemelli Artemide e Apollo. E quindi scoprono, no? Scoprono che Ade aveva rapito Persefone. Demetra si addolora e si dispera così tanto che smette di fare il suo lavoro, e quindi la terra diventa arida, non produce più nulla. A quel punto Zeus, allertato, manda Mercurio, la negoziazione, la famosa negoziazione di Mercurio, manda Mercurio da Ade a contrattare affinché liberi Persefone, e quindi poi alla fine trovano questo accordo, vedete, l'accordo, il senso vero della negoziazione, questo vale anche nelle nostre relazioni, è: io sto in ascolto delle tue esigenze, tu stai in ascolto delle mie. Non è io taccio perché ho paura che poi tu te ne vai, o perché ho paura di perdere qualcosa e accetto per poi covare rabbia, inquietudine, magari anche ammalarmi alla fine, perché sopporto, perché ingoio, perché faccio finta che vada bene così, ma non è vero. La vera negoziazione è: io ti ascolto, tu ascolti me, poi troviamo un accordo. In quel caso, nel mito, l'accordo è stato che Persefone sarebbe stata 6 mesi da Ade, regina del suo regno, quello che dobbiamo essere tutti, re e regini del nostro regno, e 6 mesi con la madre. Quindi per 6 mesi la terra produceva fiori e frutti, le stagioni più belle, appunto più rigogliose, e per 6 mesi invece la terra stava in silenzio, dormiva. Ed ecco che compare nuovamente Ecate nel mito. E si dice nel mito che da quel momento Ecate precedeva e seguiva sempre Persefone, cioè l'accompagnava sempre. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io sono disposta a scendere nel regno di Ade, se io sono disposta ad andare nel mio inconscio, a cercare quelle immagini inconsce che stanno scegliendo al posto mio e che invece io devo portare fuori nel visibile per guardarle, per elaborarle, per diventare io padrona del mio destino, io regina del mio regno, allora posso essere saggia, allora posso raggiungere quella saggezza. Questo è il senso, questo è il valore di questa dea di Ecate, no? La saggezza arriva solo dopo che sono scesa da Ade. Ecate dimora sulla soglia tra il visibile e l'invisibile, quindi unisce i due opposti. Ecate nell'antica Grecia veniva posta sotto forma di pilastro, di statua, a ogni crocevia dove si incrociavano 3 strade maestre. Avendo 3 volti, Ecate, che poi questi 3 volti che cosa sono? Sono il maschile, il femminile e la natura più selvaggia. Sono anche passato, presente e futuro, che in realtà non esistono, sono una costruzione della mente. Non esiste il tempo lineare. Quindi in realtà passato, presente e futuro sono simultanei. Così come maschile e femminile, anima selvaggia, convivono, devono convivere. Ecco, il pilastro, la statua, il crocevia, che cosa significa? Significa che Ecate poteva guardare in tutte le direzioni possibili. La scelta. Per poter scegliere dobbiamo guardare bene dove ci porterà la nostra decisione. Dobbiamo avere la capacità di vedere dove ci porta la decisione. Se io scelgo questa strada, dove vado? Se scelgo questa, dove vado? Essere consapevoli della propria scelta. Non lasciare che la scelta la facciano gli altri, perché poi finisce così, no? Se noi non scegliamo, alla fine subiamo le scelte degli altri e poi succedono i problemi. Poi arrivano tutti i problemi. C'è un altro archetipo che io amo molto e che corrisponde di fatto a Ecate in un'altra cultura. Forse qualcuno di voi sa che io uso moltissimo i Nat. I Nat sono delle divinità birmane
esistono delle carte dei NAT che sono meravigliosi strumenti per dialogare con l'invisibile, perché sappiamo che la mente razionale non ci permette di andare nell'inconscio, non ce la facciamo, eh? Con la dialettica, col pensiero, non si riesce. Bisogna usare degli strumenti che aggirano la mente razionale e che vanno nell'inconscio, vanno nel profondo. Bisogna attivare l'emisfero destro, che è quello intuitivo, quello immaginativo, quello femminile, appunto, il canale con cui possiamo dialogare con l'anima. E i NAT sono delle carte meravigliose che ci possono aiutare a fare questo. Tra i NAT c'è una divinità che è corrispondente a Ecate e si chiama Tomballà. Vediamo se riesco a mostrarvi la carta. La luce non è il massimo, eccola qui. Ecco, Tomballà significa la dea tre volte bella. Anche questa dea aveva tre volti, maschile, femminile e anima selvaggia. Ed è l'archetipo della bellezza. Ma che cos'è la bellezza? La bellezza naturale è la capacità, il coraggio di essere se stessi senza timori e senza aspettative. E questo ci riporta anche ad Afrodite, Venere, grande protagonista, sarà una grande protagonista Venere in tutti i mesi a venire. Perché? Intanto è protagonista della luna piena di domani. Perché Afrodite era bella ed era amata proprio perché era autentica. A lei non importava piacere, cioè lei non stabiliva che cosa dire, cosa fare, da che parte schierarsi per poter essere amata. Lei sceglieva di stare dove voleva stare. Ed era autentica, la sua bellezza era proprio dovuta a questa sua autenticità. Autentica vuol dire esercito il mio potere personale. L'autorità è la mia, parte da me, non la lascio agli altri. E Venere sarà una grande protagonista per tante ragioni, ma pensiamo solo al fatto che per tutto il 2021 Saturno e Urano saranno quadrati. Un aspetto di quadratura è un aspetto di tensione, che ha sempre un obiettivo evolutivo di grande crescita, di rottura degli schemi. Saturno rappresenta il vecchio sistema, la rigidità di un vecchio sistema, anche se poi è un Saturno che entrerà in acquario il 21 dicembre, cioè a fine dicembre, poi il 21 dicembre si congiunge con Giove, proprio nel giorno del solstizio, in acquario, e quindi è già un Saturno che in acquario si trova comunque a suo agio, però è comunque un sistema, ma che si accorda a valori differenti. Urano invece, sappiamo ormai, abbiamo imparato che Urano lui rompe gli schemi, che è un outsider. Ciao Nadia, ciao Flavia. E la quadratura tra loro due che cosa ci ricorda? Ci ricorda che nel mito Saturno era figlio di Urano e l'ha evirato, e dall'evirazione di Urano è nata Venere. Questo simbolicamente è molto forte, comunque ci sarà modo di riparlarne. Ci sarà modo, insomma, di tornare su questo discorso. Ecco, allora, ci saranno tantissime cose da dire, però mi sa che ho già anche parlato troppo, quindi adesso magari leggo qualche vostro commento, se avete qualche domanda. Riassumendo, la luna piena congiunta a Urano ci sta dicendo la tua scelta è quella che vale. Non dipendere, scegli a costo di perdere qualcosa o qualcuno, ma non perdere te stesso, non perdere te stessa. Attenzione perché Urano non chiede il permesso. Urano spacca. Urano non si ferma davanti a nulla e va per la sua strada. Io tendo sempre a, come sapete, penso, come ormai avete un po' imparato a conoscere il mio modo, io sto più sull'individuo, no? Sul processo individuale di crescita. Ovviamente a livello collettivo
sta succedendo di tutto, e poi quello che accade a livello individuale si proietta anche nel collettivo e viceversa. Le due cose sono strettamente connesse, e questo grosso cambiamento, proprio questo cambiamento nella distribuzione del potere, no? Che sia a livello individuale, perché lo scorpione è il segno del potere, ma il potere può essere il potere personale o il potere invece quello dell'autorità che viene imposta, e lo stiamo vedendo come sta cambiando la distribuzione del potere. Adesso tra un po' è tempo di elezioni e quindi tante cose cambieranno. Ecco, un'altra cosa interessante è che la luna piena congiunta Urano, ovviamente una luna piena in Toro ce l'abbiamo tutti gli anni, no? E ce l'abbiamo sempre ovviamente nella stagione dello Scorpione, però congiunta Urano in Toro l'ultima volta è stato nel 1941. Congiunta Urano in Toro, se non ricordo male, avevo fatto una ricerca e mi sembra che, no, scusatemi, alt, fermi, no, la luna piena congiunta Urano la possiamo avere ogni 2 anni, ecco, ogni 2 anni, e quindi c'è stata il 24 ottobre del 2018, ce ne sarà un'altra nel 2022, e quella del 2022 sarà molto molto potente e importante, eh? Una luna piena congiunta Urano come quella di domani, quindi l'abbiamo avuta nell'ottobre del 2018, nel 2020 l'avremo nel 2022, sarà un'eclissi, e tra l'altro il nodo nord sarà in Toro, quindi lì ci sarà un'energia veramente potentissima, la più potente. Poi ci sarà nel 2024. Invece nel 1941 è la congiunzione Lilith-Urano, che ci sarà il 22 dicembre. Quindi subito dopo il solstizio ci sarà la congiunzione Lilith-Urano, e questa congiunzione è avvenuta nel 1941, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale. Attenzione, non vuol dire che adesso abbiamo la Guerra Mondiale, anche se molti dicono che effettivamente è un po' come essere in una Terza Guerra Mondiale, ma capitemi, cioè il contesto è diverso, tutti gli altri aspetti sono diversi. Ma una congiunzione di quel tipo, Lilith-Urano, ci dice chiaramente che c'è un cambio nel sistema di valori, che c'è qualcosa, uno schema che si deve rompere. Quindi ci sono degli attaccamenti che devono essere mollati, ok? Quindi chiediamoci tutti, intanto andiamo a vedere nel tema natale dove si trovano questi 8 gradi del Toro, andiamo a vedere dov'è il segno del Toro nel tema natale, come dicevo all'inizio. Da cosa devo staccarmi, da dove mi devo spostare, cosa posso scegliere, che opportunità mi posso dare adesso, lì c'è sotto una ferita. Se io non riesco a spostarmi da un posto in cui sto comoda ma non sono contenta, è perché c'è sotto una ferita che mi sta pilotando, che sta esercitando il suo potere. Devo avere il coraggio di andare a guardarla, ok? Fatemi leggere qualcuno dei vostri commenti se riesco, vediamo un po'. Non so perché, ma io non riesco a leggerli. Mannaggia, no. Ciao Claudio. Sì, però non riesco a leggere tutti i commenti e questo mi dispiace, perché magari... Ah, aspetta, Grazia mi sta scrivendo: io ho Vesta ed è in 10ª casa. Bello! Bello! Vesta è un altro archetipo fortissimo, no? Fateci caso che nello zodiaco il femminile c'è solo Luna e Venere che normalmente utilizziamo. In realtà gli asteroidi stanno diventando importantissimi, perché gli asteroidi sono associati agli altri archetipi femminili. Vesta è la dea che sta al centro della casa, il focolare, è una delle dee vergini, cioè di quelle che sanno stare da sole, sono integra da sole, quindi sono riuscite a integrare dentro di sé maschile e femminile, anima selvaggia. Ciao Danila, ho ascoltato il tuo messaggio e poi ti rispondo. Eriola mi dice: vicino a Chirone in 5ª casa. Ecco, Chirone è proprio la ferita. È proprio la ferita, e quindi Chirone, evidentemente avrai Chirone in Toro, e quindi la tua ferita è proprio legata alla sicurezza, concetto di sicurezza. Se vi ricordate, nei mesi scorsi ho parlato tantissimo di questa questione della sicurezza, la sicurezza emotiva, la sicurezza materiale,
l'eclissi sull'asse Cancro Capricorno, su cui abbiamo lavorato nei mesi passati, per prepararci a questo, perché è tutto ciclico, ha tutto un senso. Francesca mi dice: ho Saturno a 7 gradi del Toro in ottava casa. Sì, Saturno è proprio guardiano della soglia, è proprio il limite in ottava casa. Beh, allora, in ottava casa ti dico che qui ci sarebbe veramente da cercare il dialogo con gli antenati, perché un Saturno in ottava casa indica che c'è una difficoltà a recuperare questo dialogo con gli antenati. L'ottava casa è anche la casa degli antenati, dell'inconscio, della trasformazione, ma gli antenati sono l'inconscio. Gli antenati sono delle immagini presenti nella nostra psiche profonda. Questo sono gli antenati. E sono anche frammenti della nostra vita passate, perché noi scegliamo la famiglia in cui incarnarci sulla base del karma che abbiamo, generato per le scelte e le azioni che abbiamo compiuto nelle altre vite. Grazie a te, Clementina. E quindi è chiaro che Saturno lì ci parla di un blocco, poi bisognerebbe vedere tutto il tema, bisognerebbe vedere. Molto importante guardare la quarta casa comunque, sempre, perché la quarta casa è lì che ci dice l'eredità familiare, ci fa vedere dov'è il blocco. Poi è molto importante vedere l'accoppiata segno ascendente, ci dice già molte cose su quello che è il risentito, il progetto senso dell'anima, il risentito transgenerazionale. È molto molto importante. Francesca mi dice: cosa indica il fatto che io non abbia niente, solo medio cielo? Beh, innanzitutto bisognerebbe vedere tutto nel suo insieme. Comunque medio cielo è il punto della realizzazione, quindi ecco, forse vedrai più chiara qual è la tua realizzazione, dove vuoi realizzarti nella vita, perché la luna piena illumina, no? Illumina, ti fa vedere la realizzazione che sto cercando è quella che vuole la mia anima, o invece magari sono spinta inconsciamente da qualcos'altro. È così. Lilith di nascita in Scorpione, quinta casa, è solo in Toro, undicesima casa. Allora, la Lilith in Scorpione, la butto lì, ovviamente qui posso darvi solo delle indicazioni un po' così piccoline, però la Lilith in Scorpione, siccome Lilith ci indica dov'è la nostra paura più grande, la Lilith in Scorpione è la paura della perdita. È la paura della perdita. In quinta casa, in Scorpione, ecco, qui mi viene da pensare che ci sia, con un sole in Toro in undicesima, mi viene da pensare che qui ci sia nella storia della famiglia, nella memoria transgenerazionale, la perdita di un figlio, un bambino, forse morto prematuramente, forse neanche mai nato, perché la Lilith in Scorpione in quinta parla proprio di questo. Grazie a te, Laura. Allora, Mary mi dice: luna piena in quarta senza pianeti. Il fatto che non ci siano pianeti, comunque, sai che non è importante, nel senso che ovviamente non tutti sentiamo le lunazioni allo stesso modo, però una lunazione forte come questa in qualche modo tocca. E la quarta casa, come dicevo prima, è la casa della famiglia, dell'eredità transgenerazionale. Quindi un altro tema fortissimo, che ho già sfiorato nel video con Lilith. Sì, Barbara, lo stellium di tuo figlio in quarta casa, ascendente Marte Scorpione. Sì, ci siamo, immagino che sia duro per te, ne abbiamo parlato ampiamente. Ecco, questa è una cosa importantissima. Poi è già un'ora che sto parlando, vi sarete già stufati di sentirmi, però quest'ultima cosa vorrei dirla perché è molto importante. Quando diciamo che dobbiamo staccarci da uno schema inconscio, e che quindi ha comunque uno stretto legame con la storia della famiglia, è chiaro che è importantissimo, e non è un caso poi che il mito sia Demetra Persefone, madre e figlia. È chiaro che qui è fondamentale che bisogna staccarsi, prendere le distanze dai genitori. Questo è un passaggio fondamentale. Ci sono molte, molte persone che in questo momento mi stanno dicendo: sai, credevo di aver risolto con i miei genitori, invece sento che sono ancora arrabbiata. E persone che invece non si rendono nemmeno conto
di avere questo legame troppo forte, di essere ancora troppo figli. Bisogna prendere le distanze. È più facile prendere le distanze quando ci si allontana fisicamente, eh? Però si può anche stare vicini e riuscire a staccarsi emotivamente, è molto più difficile. Purtroppo nella nostra società, soprattutto in Italia, spesso le persone stanno vicinissime ai genitori, no? Non c'è mai quel distacco. Molte persone che dicono mi compro la casa di fianco perché i miei genitori così quando sono vecchi, oppure mio papà è rimasto solo, mia mamma è rimasta sola, quindi sto lì perché hanno bisogno di me. Non è così, bisogna riuscire a guardare veramente come stanno le cose. Tu ci sei se i tuoi genitori hanno bisogno, ma devi riuscire a staccarti, perché altrimenti inconsciamente quel cordone ombelicale rimane sempre attaccato. E allora tu non ti sentirai mai libero o libera di prendere la tua strada, come dicevo prima, no? Grazie Mary, grazie Franci. Cosa vuol dire sono frizzata nel video, Valentina? Sono frizzata nel senso che si vede male, magari per la connessione o perché sono io che... Beh, comunque, insomma, discorso importante, quello dei genitori, eh? Che è un discorso delicato, molto delicato, perché soprattutto per la nostra cultura onora il padre e la madre è stato molto molto frainteso, ma bisogna assolutamente riuscire a distaccarsi. La parola distacco è la parola chiave di questa luna piena. Urano parla sempre di distacco. Urano, quando contatta un pianeta personale, soprattutto se sono Luna e Venere, che sono i due pianeti femminili, quindi relazionali, dice sempre trova un equilibrio, trova un compromesso tra il bisogno di appartenere, che è tipico dell'essere umano, caratteristico dell'essere umano, e il bisogno di essere autonomo e indipendente. L'equilibrio, il compromesso tra la libertà e l'intimità, tra l'autonomia e l'appartenenza. E quindi questo è il lavoro che ci aspetta, è un lavoro che continua, è già iniziato da un po', da un bel po', e va avanti, e come vi accennavo prima, prossima puntata il 15 novembre, e vi aspetto perché è anche il mio ritorno solare, e visto che non posso uscire a cena a festeggiare, sarò qui con voi, quindi spero che ci sarete numerosi come stasera, anche di più, ma siete fantastici, grazie veramente. E poi vi scriverò tutto, scriverò l'orario eccetera, così festeggeremo e parleremo soprattutto, che non è che parleremo del mio ritorno solare ovviamente, ma parleremo del novilunio scorpione. E poi ci sono le eclissi, poi stiamo sulle eclissi, siamo già sulle eclissi, quindi 30 novembre, 14 dicembre, le altre lunazioni sono eclissi sull'asse Gemelli-Sagittario. E poi abbiamo il solstizio, con la congiunzione Giove-Saturno, quel cambio di energia, pianeti in acquario, insomma, ce n'è tantissimo da dire. E quindi proviamo insieme a decodificare i messaggi dei nostri simboli, dei simboli astrologici, perché sono simboli, sono come dei puntini di una mappa, sapete che non causano gli eventi, io lo devo sempre ripetere, non sono causa di niente, sono simboli, come la stella cometa sulla capannina dove c'era Gesù. La stella cometa non ha causato la presenza di Gesù nella stalla, La stella cometa ha indicato che lì c'era Gesù. Poi ognuno ha scelto, vado a vederlo, il bambino, mi fermo ad adorarlo, cambio strada, lo ignoro, lo ascolto, la scelta è nostra. Sempre. Vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio tantissimo. Io non riesco a leggere altri commenti, purtroppo. Prometto che mi impegno a cercare di diventare più brava tecnologicamente, a usare qualche software un po' più smart. E vi ringrazio tantissimo. Comunque poi leggo tutti i commenti e se c'è qualche cosa a cui posso rispondere, volentieri. Grazie a voi veramente, grazie a tutti, grazie Leda, grazie Beatrice.
Grazie Nadia, grazie, vi abbraccio e mi raccomando, state in ascolto di questa energia che è fortissima, pronti a scegliere la strada migliore per noi. Un abbraccione a tutti, alla prossima, ciao, buon Halloween, buon Samhain, ciao Franci, ciao a tutti, ciao ciao.